Guten Abend, willkommen im in, äh, Instituto Italiano di Cultura. Ich wurde gefragt, auf Italienisch oder auf Deutsch zu, zu reden. Ich würde das gerne auf Französisch, die, die äh, Anleitung machen, aber leider, äh, das, das passt nicht äh, hier. Äh, ich, ich heiße Neville Rollet, ich bin Kurator der, ähm, in der Gemäldegalerie und dem, im bode -Museum und äh, ich habe die, der Teil der Ausstellung Donatello in Berlin kuratiert mit drei wunderbaren Co-Kuratoren, Francesco Cagliotti hier, Aldo Galli, Laura Cavazzini. Äh, und ähm, aber hier, wir sind hier zu hören der Hauptkurator der Florentiner Ausstellung, die Hauptausstellung, die Florence, äh, oder Donatello ist in Florenz geboren, man muss das nicht vergessen und auch, äh, auch gestorben und die, die erste Stufe der Ausstellung war äh, in diesem äh, so zwischen März und Juli zu sehen, das wird der Professor Cagliotti dann den, den, den vorstellen. Professor Francesco Cagliotti ist ähm, so Professor in der Scuola Normale in Pisa. Er war vorher für mehrere Jahre in der Università Federico II in Neapel. Er äh, hat ähm, Hunderten von Publikationen über die Skulptur der Renaissance, äh, meistens die Skulptur der italienischen Renaissance, äh, veröffentlicht. Hätte ich diese ähm, über diese Publikation anfangen, um 19 Uhr angefangen können, dann äh, hätten wir diese eineinhalb Stunden benutzt, um das zu, zusammenzufassen. Aber ich werde das, das nicht zusammenfassen, nur einigen Themen erwähnen, die, die, die Skulptur von Rom hat er angefangen, äh, der Renaissance, äh, dann Florenz und dann anderen, äh, mehreren anderen äh, Orten in, äh, in Italien, Süd und Nord, äh, als er mehr als äh, im Süden angefangen hat. Mehrere Künstler, bekannte bekannt Künstler wie Andrea del Verrocchio, das war, er hat auch eine wichtige Ausstellung über, sehr wichtige Ausstellung über, über den Künstler in 2019. Im Palazzo äh, Strozzi und äh, im Museo Nazionale del Bargello zusammen mit And Andrea De Marchi und äh, anderen Künstlern wie äh, Mino da Fiesole, Michelangelo, äh, auch äh, nicht so bekannte Künstler wie Matteo da Milano oder andere vergessene Bildhauer, die, die auch äh, eine wichtige Rolle in der ganzen Opera der Kunstgeschichte gespielt haben. Aber der, die, der Hauptcharakter seiner Studien, die Hauptfigur seiner Studien seit äh, 30 Jahren ist äh, Donatello. Äh, Sie können ein ähm, Interview. Äh, über seine Donatello-Forschung in, Donat in, in der Ausstellungskatalog der, Don der Berliner äh, Ausstellung sehen, äh, lesen und äh, über Donatello hat er ein wichtiges Buch, ein großes Buch, 1000 Seiten, denke ich, mehr oder weniger, 2000 äh, veröffentlicht Don Donatelloi Medici, äh, mehreren Artikeln, äh, Entries äh, und besonders in unsere in unsere Ausstellung, aber er wird über seine Ausstellung äh, sprechen, äh, die große wichtige Ausstellung über Donatello, der am Anfang dieses Jahr stattgefunden hat. Ich hoffe, dass Sie werden nicht so äh, die Fühlung nach der nach der äh, den Vortrag haben, dass Sie etwas verpasst haben oder vielleicht doch. Aber wenn, wenn Sie diese Fühlung haben, kommen Sie trotzdem in die Gemälegalerie bis 18 äh, Januar, weil das es gibt noch etwas äh, zu sehen. Vielen Dank, vielen Dank Francesco, dass du dass du gekommen bist und äh, dass du äh, auch trotz mehrerer Elemente, dass du dass du da physisch ist. Äh, grazie mille. So, guten Abend. Meine Damen und Herren, es ist mir eine große Freude Heute haben hier bei Ihnen zu sein. Eine Freude, die ich natürlich dem Italienischen Kulturinstitut und seinem Direktor, Frau Professor Foy, sowie den staatlichen Museen und ihrem Kurator und guten Freund, Herrn äh, Dr. Rolley, verdanke. Ich danke äh, ihm auch für die großzügige Begrüßung, mit der er mir, äh, mich vorgestellt hat. In Anbetracht des Ortes, an dem wir uns befinden, habe ich mich entschieden, auf Italienisch statt auf Deutsch zu sprechen. Eine Sprache, die für mich wunderbar ist, aber nicht so angenehm, wenn ich sie verwende. Äh, gestatten Sie mir daher, sie von nun an auf Italienisch auszusprechen. Poiché la mostra su Donatello, attualmente in corso alla Gemelde Gallerie, affonda la sua genesi in quella sullo stesso soggetto che l'ha preceduta a Firenze nella primavera scorsa, mi è parso che un argomento utile per il nostro incontro di questa sera fosse proprio l'edizione fiorentina. Le due iniziative possono infatti leggersi come una stessa medaglia di cui gli spettatori, soprattutto quelli che sono stati in entrambe le città, contemplano di volta in volta una faccia intimamente legata all'altra. E siccome non pretendo che tutti i visitatori di Berlino siano stati anche a Firenze, ecco adesso un'occasione per tornare idealmente in Italia. Vi parlerò dunque dei motivi che hanno ispirato l'iniziativa fiorentina e del modo in cui essa è stata pensata, facendovi vedere o rivedere alcuni passaggi del suo percorso. La mostra, nelle due sedi di Palazzo Strozzi e del Museo Nazionale del Bargello, è stata un'impresa, bisogna ammetterlo, estremamente ambiziosa. E per più ragioni, qui accennerò in ordine crescente di peso, cioè di audacia. Innanzitutto parliamo di una mostra di scultura. Arte che è sempre stata assai più difficile, non solo da praticare rispetto all'arte sorella e rivale della pittura, ma anche da esporre. In secondo luogo, essa ha avuto come protagonista uno scultore di più di mezzo millennio fa, quando la destinazione delle opere di scultura era per lo più fissa e monumentale, ossia inadatta alla presentazione effimera e necessariamente ravvicinata di una mostra temporanea. In terzo luogo, Donatello è stato forse lo scultore monumentale per eccellenza e non nel senso che non abbia mai frequentato i piccoli formati, nei quali, come accennerò, è stato non meno versato che in quelli grandi e perfino colossali, ma nel senso che la maggioranza delle commissioni pubbliche e private da lui assolte mirava di fatto ad ambientarsi in certi particolari spazi e non in altri. In quarto luogo, strettamente connesso con il terzo, Donatello ha prestato attenzione alle sedi, alle quote e agli angoli di destinazione delle proprie sculture e ai punti di vista del pubblico, come forse pochissimi altri maestri prima e dopo di lui nell'infinita storia della scultura occidentale. Un altro caso di eccezione che viene in mente è Bernini, due secoli dopo. Pur riconosciuto in vita e in morte, soprattutto come scultore, Donatello è stato in definitiva anche un architetto. È un architetto di estremo talento. Se il suo collega, amico e in qualche modo maestro Filippo Brunelleschi è stato un sommo costruttore di nuovi edifici sorti dal nulla, Donatello è stato un re inventore e ricostruttore ideale di tutti gli spazi nei quali gli sia mai capitato di collocare i propri oggetti e tramite quest'ultimi ha costretto il pubblico a rivivere per la prima volta quegli spazi in maniera nuova, modificando la propria posizione abituale, cioè fisica e mentale, verso di essi. Tutte queste virtù che rischiano di diventare svantaggi anche grossi in occasione di una mostra temporanea dei nostri giorni, spiegano in gran parte perché Donatello, pur avendo accumulato in tempi moderni una bibliografia pressoché sterminata, ha beneficiato fino a oggi di poche mostre monografiche. La prima fu fatta nel 1887 in occasione del quinto centenario della nascita dell'artista e si tenne nell'antico Palazzo del Podestà di Firenze, divenuto nel frattempo del Bargello, il quale era stato inaugurato nel 1865 come Museo Nazionale dell'Italia Unita, dedicato alle arti applicate e decorative e subito dopo alla scultura. Grazie alla mostra il salone principale al primo piano dell'edificio divenne ed è tuttora il Salone di Donatello del quale esibisce uno dei nuclei, dei nuclei collezionistici più significativi al mondo. Ma se si consulta il catalogo non illustrato che fu stampato per l'occasione, si verifica che la maggior parte dei capolavori del maestro parteciparono a quell'impresa in forma di calchi in gesso e di foto. Era quella del resto l'epoca della massima fioritura dei calchi, così come del primo impulso della fotografia al servizio delle opere d'arte e la mostra dell'87 finì per esaltare questi due mezzi, risparmiando nello stesso tempo sulla movimentazione delle opere originali. Le altre due mostre donatelliane prima di oggi e ultime si tennero tra il 1985 e l'86 in occasione del sesto centenario della nascita. La prima, ancora al Bargello, si limitò saggiamente ed economicamente alle opere di proprietà del museo, che rimasero ferme nel loro salone, ricevendo in altre sale minori una sorta di omaggio attraverso ricchi e vari documenti della fortuna ottocentesca di Donatello, calchi, copie libere, contraffazioni, disegni, incisioni, foto, libri a stampa. Fortuna che faceva quasi tutt'uno con le origini del museo. La seconda mostra, frutto di un partenariato internazionale, ebbe luogo prima a Detroit e a Fort Worth e poi a Firenze, nel Forte di Belvedere, sede allora come oggi di esposizioni temporanee. Intitolata a Donatello e i suoi, essa presentava poche decine di pezzi attribuiti al maestro, alcuni per la prima volta. E tra quest'ultimi, quasi tutti, a quanto pare, destinati a non superare il giudizio degli studi successivi. A essi seguivano più numerose opere di scultori contemporanei e di poco posteriori, in una sorta di antologia della scultura fiorentina e toscana del Quattrocento, che faceva per lo più ricorso a prestiti museali di oggetti adatti al trasporto perché pensati fin dall'origine per una committenza e un uso domestici. Malgrado tutte queste difficoltà, la mostra fiorentina di quest'anno, molto audacemente, ha alzato il tiro, perché ha raddoppiato e forse aumentato ancora di più il numero delle opere di Donatello, circa 60, selezionandole con grande attenzione tra quelle più sicure ha dato non meno spazio alle opere monumentali che a quelle di dimensioni più agevoli. Ciò perché in un'epoca rigogliosa di mostre dedicate ai temi più diversi dell'arte del passato, un personaggio come Donatello reclamava un'occasione del genere per uscire da una notorietà manualistica scontata ma anche stereotipata. Scopo principale della mostra è stato dunque di spiegare al grande pubblico che Donatello non è stato semplicemente un grande innovatore, è il patriarca di un'epoca nuova della storia dell'arte, al pari di Brunelleschi e di Masaccio, con i quali viene sempre inevitabilmente nominato. O di Giotto per il Trecento, o di Leonardo, Michelangelo e Raffaello per il Cinquecento, o di Caravaggio e di Bernini per il Seicento. Egli è stato, se possibile, molto di più, perché ha rivoluzionato come pochi la millenaria tradizione artistica dell'Occidente fino a lui, inventandosi modi completamente inediti di praticare l'arte, intendo tutta l'arte, di farla accettare dai committenti, di presentarla al pubblico, di dialogare con esso attraverso le opere, facendolo riflettere come mai prima sulle loro ragioni, le loro opere, potenzialità e anche i loro limiti. A questa forza di messaggio, che ha lasciato larghissimi frutti nei secoli successivi e che è stata ripresa e sviluppata fin nell'Ottocento e nel Novecento attraverso nuovi mezzi come la fotografia e il cinema, Donatello giunse, si può dire, attraverso una sorta di paradosso. Condizione indispensabile era ovviamente l'essere armato di un estremo talento, non solo inventivo, ma anche manuale, che gli permettesse di coltivare la scultura e le arti in tutti i formati e nelle materie più diverse, dalla pietra e dal marmo fino al bronzo passando per la matita e la penna, la cera, il gesso, lo stucco, la cartapesta, il vetro, i metalli non solo fusi ma anche sbalzati, il cuoio, la ceramica, il mosaico, le pietre dure e altro ancora. Ci voleva anche un'immensa curiosità, atta a esplorare i generi più diversi, almeno tra quelli in voga all'epoca, ma anche a escogitarne di nuovi o a farne rinascere di antichi come la terracotta di uso figurativo, gli stucchi parietali, il monumento equestre, i bronzetti, le placchette. Ma quello che contraddistingue specialmente Donatello in quanto scultore è una precoce e geniale percezione dei limiti operativi ed espressivi della scultura rispetto alla pittura. In un'epoca di primo umanesimo e di, scusate, di pieno umanesimo letterario, come la sua, in cui ferveva come non mai lo scambio tra intellettuali e grandi artisti legati ai committenti maggiori. Donatello dovette avvertire sempre meglio quanto la pittura possa concedersi in più rispetto alla scultura, grazie alla disponibilità virtualmente illimitata del colore, dello spazio, del paesaggio, dell'azione. E le novità della prospettiva razionale di Brunelleschi, cui egli assistette per primo o partecipò da collaboratore indispensabile, esaltavano quelle facoltà come non era mai accaduto prima. A paragone con esse, le sculture, anche quelle dotate di colore, e anche quelle degli antichi, sempre più osannate, denunciavano tutta la loro staticità, la loro inerzia rivelandosi per un'arte sempre più primitiva. Gli sviluppi successivi della cultura occidentale, fino all'8 e al Novecento, hanno di fatto decretato, in definitiva, il trionfo della pittura rispetto alla scultura, perché è la pittura che ha avuto la sua prosecuzione ininterrotta nella fotografia e nel cinema, mentre la scultura... Soprattutto quando le è venuto meno a poco a poco il sostegno della committenza pubblica o comunque molto facoltosa, ha dovuto ripiegare su compiti sempre più circoscritti, almeno fino all'avvento delle arti astratte. Ebbene, consapevole di quei limiti, già ai propri tempi, con un'ampiezza di sguardo che sfocia quasi nella profezia, Donatello ha cercato per tutta la vita di romperli, di forzarli. Inventandosi una serie di espedienti che attivassero le sue figure, ma anche le parti inanimate delle sue composizioni, in un continuo movimento apparente e che ingannassero e coinvolgessero lo spettatore non meno della pittura. In questo senso Donatello. Pur senza mai praticare la pittura in senso stretto, per quel che sappiamo dalle fonti antiche, ampiamente sconfinato nelle prerogative della pittura stessa, dove ha trovato talvolta seguaci assai più validi degli scultori come Masaccio o Andrea Mantegna. E questo perché le sue novità estreme richiedevano di essere non solo ben comprese intellettualmente, ma anche messe in pratica attraverso mani straordinarie come le sue e la scultura ancora una volta rivelava in ciò i propri limiti, mentre la pittura con la sua tecnica e il suo linguaggio più liberi e più facili poté permettersi di recepire con sforzo minore almeno alcune, non tutte, delle trovate donatelliane. Alla base della rivoluzione con cui Donatello ha messo in moto la scultura c'è un altro importante presupposto. Spinto da una congeniale avidità di visione e di riflessione su tutto quello che di artistico o di artificiale gli capitava sotto gli occhi e forse guidato anche dagli incontri intellettuali che ebbe la fortuna di compiere fin da giovane, a cominciare da quello con Brunelleschi, Donatello sembra aver messo a profitto una gamma sconfinata di modelli del passato, di ogni materia e genere, senza gerarchie di sorta osservati durante le proprie perlustrazioni a Firenze e nel resto della Toscana, a Roma e nel Lazio, a Venezia, a Padova e nell'area Veneta. Non dunque soltanto le fonti strettamente classiche, alle quali spesso si riconduce e si riduce la nostra pur vasta nozione di Rinascimento, ma l'intero Medioevo fino ai suoi giorni. Le chiare distinzioni tra quei periodi sono d'altronde, come ben noto, frutto della filologia storica dei tempi moderni. E Donatello e i suoi contemporanei potevano discernere piuttosto l'opposizione tra pagano e cristiano, la quale era evidentemente la prima base di un senso del prima e del dopo nella storia dell'umanità. Ma basta ricordare che il battistero di San Giovanni a Firenze, una struttura romanica, del secolo XI era allora ritenuto un tempio romano di Marte, convertito al cristianesimo, alla stessa maniera del Pantheon di Roma, per capire le difficoltà dello sguardo storico dell'epoca e però anche la carica di libertà retrospettiva che tali difficoltà davano a un osservatore spregiudicato come Donatello. La svolta determinata da Donatello si deve dunque al rimescolamento estremamente personale, originale, del più ampio patrimonio figurativo e architettonico del passato a lui accessibile. In questo senso si può dire quasi che egli sia stato il primo grande artista della storia dell'arte occidentale a essere anche uno storico dell'arte, ovviamente a suo modo. Da tale rimescolamento Donatello ha estratto un mondo nuovo di idee e soluzioni che ha messo generosamente a disposizione innanzitutto dei suoi contemporanei, ma anche di molte generazioni del futuro. Rispetto ai contemporanei, Donatello ebbe la fortuna di vivere per 80 anni, di cui almeno 65 interamente consacrati al proprio mestiere. Dall'esordio ufficiale nel 1406, sui 20 anni, fino alla morte, 66, nel 66, non abbiamo notizia di una pausa lavorativa, benché minima, nella sua esistenza, vissuta prevalentemente a Firenze, ma con viaggi e soggiorni più o meno lunghi e talvolta ripetuti, a Roma, a Siena, a Pisa, a Bologna, a Padova, a Venezia, a Ferrara, a Modena e a Mantova. In una ricerca incessante, quasi fanatica di cose e idee sempre nuove, la potenza paradigmatica che Donatello sfoggiò fin da subito e che riscosse immediatamente gran successo, lo, porso, lo portò non solo ad attirare una miriade di allievi, collaboratori, seguaci, imitatori, nella pittura non meno che nella scultura, come ho già detto, ma soprattutto a provocare in essi effetti di volta in volta diversi, a seconda della fase del suo percorso in moto perpetuo in cui lo incontrarono. Si potrebbe montare una sorta di albero genealogico che mostri per ogni decennio della sua carriera la partenza di una sua nuova e distinta discendenza. E tali discendenze non si arrestano con la sua morte, ma procedono per almeno un secolo e mezzo. A partire da Andrea del Verrocchio, uno dei suoi ultimi allievi, più giovane di lui di mezzo secolo, e fino agli albori del Seicento si dipana una successione di grandi maestri che lo hanno studiato non meno intensamente dei suoi contemporanei e che, a differenza di questi, lo hanno capito più nel profondo. Parliamo di Leonardo, Perugino, Luca Signorelli, Michelangelo, Fra Bartolomeo. Raffaello, Mariotto Albertinelli, Andrea del Sarto, Jacopo Sansovino, Rosso Fiorentino, Pontormo, Bronzino, gli spagnoli Alonso Berrughete, Bartolomeo Ordogne e Pedro Macciuca, e poi Giovan Francesco Rustici, Bacio Bandinelli, Francesco da Sangallo, Benvenuto Cellini, Vincenzo Danti, Vincenzo De Rossi, Giovanni Bandini, Gian Bologna e molti altri ancora. Il vantaggio di questi maestri è stato innanzitutto di trovarsi a quella giusta distanza dal modello che molto spesso permette una visione più lucida di quella consentita agli ammiratori della prima ora, vittime, si può dire, di una sorta di ipermetropia da troppa vicinanza, ma anche di avere tra le mani strumenti tecnici e materiali e bagagli grafici più sviluppati. Che aiutavano a impossessarsi dei modelli e degli spunti donatelliani, e quello sviluppo doveva le sue prime origini a Donatello stesso. Si arriva così al pieno Cinquecento e alle celebri vite di Giorgio Vasari, nelle cui pagine, in virtù di quel sano distacco storico di cui ho detto, si trovano almeno due passi estremamente significativi sulla posizione di Donatello. Come è noto, le Vite sono una successione di biografie singole, ma talvolta anche di gruppo, dei maggiori artisti toscani e italiani degli ultimi tre secoli, a partire da Cimabue. Per chiarezza di impianto narrativo, esse sono montate in tre epoche successive, prima, seconda e terza, corrispondenti grosso modo al gotico, al primo Rinascimento e al Rinascimento maturo. Orbene Donatello apparteneva ovviamente al primo rinascimento, dove lo si ritrova. Ma in una delle introduzioni al suo lavoro, Vasari confessa il proprio imbarazzo rispetto a lui. Ciò che l'anagrafe in senso stretto suggeriva e che fu da Vasari messo in pratica non corrispondeva alla sostanza del progresso culturale, perché Donatello reclamava di stare in compagnia di Leonardo, Michelangelo e Raffaello, non di Lorenzo Ghiberti o di Beato Angelico. Alla fine della biografia di Donatello, eccola, inoltre, Vasari si concede una felice battuta presa in prestito dal suo dotto amico Don Vincenzo Borghini ed espressa in greco, in latino e in italiano. In forma ammodernata essa suona più o meno così. O Donatello si esprime attraverso Michelangelo oppure Michelangelo cominciò a operare in Donatello. Per alludere alla portata di tutto ciò, il progetto della mostra di Firenze si è fondato su due criteri principali nella selezione degli oggetti. Innanzitutto, essa ha seguito una cronologia che non si fermava alla morte di Donatello, ma la scavalcava di circa un secolo e mezzo, attraversando per intero il 400 e il 500. In secondo luogo, le sculture di Donatello sono state presentate non solo insieme a quelle di allievi e ma anche con dipinti e disegni dei suoi contemporanei e successori. C'è stato invece un intero filone di verifica, qui la mostra ha rinunciato programmaticamente per evitare di dire troppo e dunque male. Intendo il filone delle fonti antiche e medievali dell'arte di Donatello che avrebbero comportato un percorso troppo specialistico o una mostra nella mostra o, o meglio ancora una mostra a sé. Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza la generosità dei molti prestatori tra i quali gli Stati che museen meritano una menzione speciale. E non perché mi trovo qui oggi, ma perché certe presenze importanti di Donatello stesso, di Masaccio, di Domenico Veneziano, di Ercole De Roberti, potevano arrivare solo da qui. L'organizzazione della mostra, d'altronde, si è fondata su un fecondo partenariato con questi musei e con il Victorian Albert Museum di Londra, i quali posseggono i più cospicui nuclei collezionistici di opere donatelliane al di fuori d'Italia. Grazie a tale collaborazione, che si è tradotta in uno scambio paritetico di opere tra il Bargello e gli altri due soci, anche Berlino e Londra celebrano Donatello. La seconda delle tre mostre è felicemente sotto i nostri occhi. La terza, tutta da scoprire, avrà forse dei tagli sorprendenti. Almeno per il grande pubblico, non per gli specialisti, in quanto alcuni capolavori dello stesso Victorian Darby Museum, come l'Imago Pietatis di Casa Medici o la Madonna Dudley, presenti a Firenze e qui a Berlino sotto il nome di Donatello, potrebbero comparirvi come cose di sconosciuti imitatori dei secoli successivi, dal 500 fino al Novecento. Il che, se si vuole, sarà comunque un segno della portata e durata dell'eredità donatelliana. Le mie non sono anticipazioni di segreti d'ufficio, ma facili conclusioni basate su quanto i curatori e collaboratori del catalogo hanno già pubblicato in passato. Sia quel che sia, era inevitabile che la mostra di Firenze, trovandosi in Italia, traesse un vantaggio maggiore dalle risorse inesauribili del patrimonio monumentale del Paese. Ai tanti invii dai musei italiani e stranieri si sono dunque aggiunte delle occasioni di prestito davvero irripetibili, dovute ad alcuni grossi cantieri di restauro che hanno permesso di far arrivare da chiese di primo rango, come il Battistero di Siena, la Basilica di San Lorenzo a Firenze o la Cattedrale di Ferrara, opere che non erano mai uscite dai luoghi di origine. Se un restauro come quello delle cinque grandi figure in bronzo del Calvario di Niccolò Baroncelli, allievo di Donatello a Ferrara, è stato direttamente promosso dalla fondazione di Palazzo Strozzi, i restauri di Siena e di San Lorenzo erano cominciati indipendentemente dalla mostra. Ma la fondazione Strozzi ne ha approfittato virtuosamente contribuendo ai loro finanziamenti. Nel caso del Duomo di Prato e della Basilica di Sant'Antonio a Padova non si è trattato invece di restauri, ma solo della disponibilità dei proprietari che hanno mandato per la prima volta le loro opere anche a Berlino e a Londra. È arrivato ora il momento di accompagnare idealmente il pubblico di questa sera per le sale dell'esposizione, così da sostituire almeno in parte la visita per chi non è sceso a Firenze e da rinfrescarla alla memoria di chi l'ha fatta. È ovvio che potrò accennare solo a una piccola parte delle circa 130 opere radunate tra Strozzi e il Bargello. La mostra si divideva in 14 sezioni, delle quali le prime 11 si avvicendavano al primo piano di Strozzi e le ultime 3 al Bargello. L'andamento della presentazione era diacronico, ma senza una precisione analistica che sarebbe stata in molti casi impossibile. Certi aggiustamenti cronologici del percorso servivano inoltre a dare a ogni sezione una sua propria coerenza interna incentrata sui generi o sui materiali o sui temi iconografici o sui luoghi di attività di Donatello. La prima sezione sull'esordio pubblico di Donatello si concentrava sul Davide di Marmo del Bargello e sul confronto quasi proverbiale celebrato da varie fonti antiche tra i due crocifissi lignei di Donatello e Brunelleschi nelle basiliche di Santa Croce e Santa Maria Novella a Firenze. Donatello ebbe l'avventura di crescere compiutamente entro i cantieri della principale cittadella sacra di Firenze, formata dal Battistero, dal Duomo e dal Campanile di Giotto. Per il Battistero Ghiberti lavorava allora alla sua prima porta, la Nord, e Donatello fu tra i suoi assistenti per tre anni, dal 4 al 7, pochi rispetto a quell'impresa laboriosissima che durò più di vent'anni, ma sufficienti per perfezionare l'assistente nella oreficeria e nella metallurgia. Contemporaneamente Donatello frequentava il Duomo, la cui enorme costruzione gotica era a buon punto, sebbene mancasse ancora la cupola, cominciata da Brunelleschi 15 anni dopo. E conclusa nel 1436. Donatello si fece strada tra i tanti maestri tardogotici impegnati a incrostare di statue e rilievi in marmo di Carrara la facciata, le porte laterali, il campanile di Giotto. E tra il battistero e il Duomo si imbatté in Brunelleschi, col quale strinse subito grande amicizia, compiendo presto, secondo le fonti letterarie, una missione epocale di studio a Roma. Grazie alla loro esperienza e al loro esempio, i resti dell'antica capitale del mondo, in mezzo ai quali la popolazione locale aveva convissuto per secoli nell'indifferenza, divennero per la prima volta e fino ad oggi la spina dorsale della nuova storia dell'arte occidentale. Brunelleschi era più grande di Donatello di circa dieci anni e rispetto a lui aveva una netta superiorità sociale e di cultura scritta. Ciò bastò a farne un suo maestro, anzi il suo maestro principale. Ma mentre Brunelleschi, padre dell'architettura moderna, era tutto sommato destinato a restare per intero nel 400, giacché continuatori come Leon Battista Alberti, Francesco di Giorgio Martini, Giuliano da Sangallo, Bramante e Michelangelo ne avrebbero assorbito l'insegnamento fino ad esaurirlo, Donatello fu fin da subito pronto a immettere nell'arte figurativa dei semi destinati a, a fruttare più a lungo. Il David di marmo, pur fasciato da un panneggio ancora elegantemente gotico, alla Ghiberti, sfoggia una modernità di attitudine che non si era mai vista prima. Il giovane eroe biblico, per mostrare tutto il suo orgoglio, punta per la prima volta il braccio sinistro contro il fianco. Ma era di già inaudita l'idea di rappresentare David non più come il maturo monarca salmista che si era visto migliaia di volte nelle arti del Medioevo, ma come il pastorello vincitore di Golia. Ciò spiega perché la statua, rivelatasi inadatta alla, coll alla collocazione troppo alta a cui il Duomo l'aveva destinata al proprio esterno, fu portata nel palazzo pubblico come simbolo massimo della libertà della Repubblica fiorentina. Allora in lotta contro le signorie monarchiche di Milano e di Napoli, e vi aprì la strada a una fulgida storia destinata a proseguire con Donatello stesso, con Verrocchio e a culminare con Michelangelo. È ben noto che Brunelleschi rimproverò affettuosamente l'amico di aver messo in croce non un Cristo ma un contadino. In effetti è vero che Brunelleschi puntava ad una inedita e piena verità di anatomie e di sentimenti che però dovevano sublimarsi attraverso la misura più perfetta possibile per racchiudere l'essenza del divino, mentre Donatello scelse, quasi come in una disputa teologica antica, di rappresentare solo la natura umana del Redentore, abbassandola al grado sociale che il racconto evangelico riferiva al figlio di un carpentiere. Brunelleschi, in altri termini, stava dando il la. Alle proporzioni della bellezza del primo Rinascimento, mentre il Cristo di Donatello guardava oltre, verso Caravaggio. E se il redentore di Brunelleschi è già pacificato nella morte, quello di Donatello non vi si rassegna e lotta quasi per ritardarla. La seconda sala era dedicata a un fenomeno curioso del primo Quattrocento fiorentino. Il rilancio della terracotta come materia privilegiata per la realizzazione di Madonne in busto o a figura intera, sedute o in piedi, destinate al culto domestico. Malgrado che Plinio il Vecchio, nella sua Naturalis Historia, attesti chiaramente l'uso che gli antichi facevano dell'argilla, non solo come materiale da costruzione, ma anche come strumento figurativo, per tutto il Medioevo non abbiamo mai prove testuali o archeologiche della sopravvivenza di una simile prassi, cosa che sorprende vista la diffusione assai economica e pervasiva, così come la facilità di modellazione di quasi tutte le terre. L'uso figurativo sembra essere ripartito contemporaneamente a Firenze e nella Germania meridionale all'inizio del XV secolo. Senza che si possano stabilire per ora dei nessi o dei rapporti di precedenza, i quali andranno indagati meglio. Sebbene tutto lasci credere che Brunelleschi, grande sperimentatore e colto lettore, avesse un ruolo decisivo in questa storia, purtroppo non rimangono di lui opere certe in terracotta, perché le sue sculture documentate sono assai poche e ostacolano i confronti attributivi. Grazie agli studi dell'ultimo mezzo secolo è invece riemersa a poco a poco la produzione giovanile di Donatello, che a Strozzi è stata messa in dialogo con quella di alcuni dei suoi maggiori competitori, in verità anche amici, Jacopo della Quercia e Nanni di Banco. Fin da subito, grazie alla facilità del mezzo plastico, che però egli avrebbe esteso presto alla pietra e al marmo, Donatello si mise a studiare non solo come infondere una illimitata verità di affetti al rapporto madre-figlio, ma anche come renderne partecipe lo spettatore devoto. Talvolta la madre è costretta suavemente ad assecondare, ad assecondare il figlio che vuole come liberarsi dal suo abbraccio per lanciarsi alla scoperta del mondo e fare amicizia con lo spettatore. Altre volte succede il contrario e il bambino sembra intimorito dal mondo, cioè dal pubblico, e la madre è pronta a consolarlo. O addirittura è atterrito da qualche pericolo che il devoto deve interpretare come un diverso attore al proprio stesso fianco. Altre volte ancora il bambino gioca con lo spettatore, come rifugiandosi presso la madre, ma volendo comunque provocarlo a scherzare con lui. Un atteggiamento che fin da subito rivela in Donatello, rimasto tutta la vita senza famiglia e senza figli, un acutissimo scrutatore dell'infanzia. Tra le opere di questa sala mi piace mettere in evidenza un capolavoro del Louvre che è rimasto anonimo negli ultimi decenni, mentre a mio avviso spetta a Nanni di Banco. Questo coetaneo di Donatello è stato finora interpretato soprattutto in contrasto con lui. Ma io lo ritengo un maestro che intelligentemente ha fiutato per primo la grandezza del collega, ripensando tutta la propria arte in funzione di una risposta adeguata a lui. La terza sezione dispiegava la rivoluzione del panneggio, operata da Donatello, marcando indelebilmente l'arte di pittori come Masaccio, Filippo Lippi, Andrea del Castagno, i quali rappresentavano in mostra una categoria assai più ampia. Che include anche Domenico Veneziano o Piero della Francesca. Dopo il David, per circa vent'anni Donatello fece una galleria strepitosa di statue in marmo per il Duomo, per il Campanile di Giotto e per Orsan Michele che i visitatori della mostra potevano ritrovare ai loro luoghi, da cui non si sono mosse. In queste figure, il panneggio, carico di una forza plastica sconosciuta all'antichità, assume forse per la prima volta nella storia dell'arte una dignità profondamente morale. Pur distinguendosi benissimo in senso fisico dai corpi che ricopre, esso acquista un valore che fa tutt'uno con essi e con le memorabili teste che ne fuoriescono. Nella mostra era presente la fase in cui negli anni venti Donatello, ormai insuperato maestro fiorentino del marmo, decise di mettersi alla prova anche come metallurgo ponendosi in gara con il suo antico maestro Ghiberti. Ecco dunque il San Ludovico di Tolosa per San Michele, poi nel convento di Santa Croce, il busto reliquiario di San Rossore, oggi a Pisa, e le due statuette di virtù teologali dalla vasca del fonte battesimale di Siena, la fede e la speranza. Queste due figure di una eleganza inimitabile sono state presentate una prima del restauro Curato dall'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, e l'altra dopo, perché la pulitura del, dei, di tutti gli elementi metallici del fonte, 17 in tutto, è in pieno corso e sta riportando alla luce le loro meravigliose dorature integrali originarie. Rispetto a Ghiberti, e poi a Verrocchio, o a Cellini, o a Giambologna, Donatello fu sempre un metallurgo concentrato sulla potenza dell'invenzione e modellazione delle cere e delle terre di preparazione. Una volta compiuta la fusione, quando il lungo processo lavorativo era pervenuto solo a metà, egli si inventò il non finito, procedendo a una rinettatura veloce, sintetica, piena di zone scabre. Ciò gli permise da una parte di accorciare i tempi del lavoro e dall'altra di creare uno stile e quasi una tecnica mai visti prima, che avrebbero avuto un nuovo corso solo nell'Ottocento e poi nel Novecento, grazie a maestri come Rodin o Medardo Rosso e tanti altri dopo. All'epoca del San Ludovico Donatello non era ancora arrivato a questi estremi, ma già fingeva una figura pienamente statuaria laddove si trattava invece soltanto di una stupenda massa di grandi cascate di panneggio appese a una stampella nascosta. Nella quarta sezione trionfava il tema della nuova prospettiva razionale di Brunelleschi, per come fu originalmente applicata da Donatello ai rilievi in marmo e in bronzo, sia con poche figure, sia con storie complesse. La Madonna Pazzi, vertice della collezione di Berlino, sconvolge il fedele perché per la prima volta nella storia dell'arte la Vergine non si cura affatto dello spettatore, presa com'è dal badare al bambino, che intrattiene mediante un gioco in cui i due diventano un solo corpo. Lo scorcio della finestra dà l'illusione che la madre abbia appena portato il piccolo presso un davanzale per fargli prendere un po' di sole. E che lo spettatore, passando casualmente per strada, se ne accorga. Molti studiosi hanno cercato di stabilire per quale altezza precisa di muro Donatello abbia scorciato la finestra. Ma nella stessa sezione della mostra il celeberrimo convito di Erode, che usciva per la prima volta dalla vasca del Fonte Battesimale di Siena e che era stato appena restaurato a Firenze, costringeva ad ammettere un'altra meravigliosa. Fuga in avanti di Donatello. Lo scultore dovette rendersi presto conto, a differenza di Paolo Uccello o di Piero della Francesca, che la prospettiva di Brunelleschi aveva non meno vincoli che vantaggi. Per riuscire perfetta, essa obbligava lo spettatore a un punto fisso di veduta e magari a usare un solo occhio. Lo stesso Brunelleschi l'aveva sperimentata così chiedendo allo spettatore di ammirare una riproduzione del battistero fiorentino attraverso un foro al centro di una tavoletta contro uno specchio. In un primo momento, da giovane, 1417 circa, nella predella del San Giorgio, che il visitatore ritrovava come sempre al Bargello, Donatello si era dato mirabilmente da fare perché la prospettiva di Brunelleschi si traducesse in pittura di marmo. E questo è infatti lo scopo di quel rilievo virtuosistico e bassissimo che in italiano grazie a lui è diventato famoso come schiacciato. Meno di dieci anni dopo, nel convito, Donatello va molto oltre, usando ormai la prospettiva in senso emotivo, si potrebbe dire quasi romantico, addirittura cinematografico. La reggia del sovrano giudaico diventa un incastro perverso di spazi senza che si possa nettamente distinguere la sala del banchetto da quella dei musici e soprattutto dal carcere in fondo in cui il Battista viene decapitato. Lo spettatore è indotto a seguire l'intera narrazione come in una sequenza cinematografica, tuttavia smarrendosi, e concepisce così un'angoscia quasi non minore di quella provata dal Battista stesso quando. Posto incautamente piede nella reggia, vi trovò la morte. A confronto con il convito, le prospettive dei dipinti contemporanei di Beato Angelico e Domenico Veneziano, che pure sono ispirate a Brunelleschi e Donatello, denunciano tutta la loro appartenenza al Quattrocento, mentre Donatello si conferma l'artista che Vasari avrebbe voluto importare direttamente nel secolo successivo. La quinta sezione era dedicata al tema dei putti nudi e alati, derivati dai genietti e dagli amorini antichi, che al tempo di Donatello venivano chiamati Spiritelli. Donatello non ne è stato né l'inventore né il risuscitatore, ma ne ha fatto un uso esteso come non mai. Egli ha infatti riconosciuto in essi uno strumento formidabile di animazione della scultura, principio inesauribile di movimento. Capita dunque di trovarli rappresentati non solo come figure singole, ma anche e soprattutto come parti di insiemi più complessi ai quali infondono vita pulsante e continua. Il visitatore di Firenze li aveva già incontrati nel nodo del pastorale del San Ludovico, dove si atteggiano ciascuno in maniera diversa e vivacissima. Nel fonte battesimale di Siena, alla fine degli anni venti, Donatello li innestò. Al culmine del tempietto centrale per gli Oli Santi, dove suonano e ballano ergendosi scivolosamente su delle umide conchiglie. In un primo momento egli si era limitato a questa già potente invenzione, come si vede nella prova autografa del Bargello, ma subito dopo arricchì la sua idea e decise di sottoporre alle conchiglie delle soffici ghirlande per dare alle figurette un senso ancora maggiore di instabilità e precarietà. Donatello dunque, consapevole che la stabilità della statua è fissità, l'ha sempre trasformata in un'immagine transeunte, capace di dare allo spettatore il senso di qualcosa che poco prima della sua veduta era in una posizione diversa e presto cambierà di nuovo il proprio stato esistenziale. Da Parigi sono tornati a Firenze i due meravigliosi spiritelli Jacques Marandré, che sono tra le più ingegnose invenzioni del maestro in tal senso. Donatello avrebbe dovuto fondere semplicemente due candelieri per l'organista seduto all'interno del balcone dell'organo del Duomo di Firenze, la cosiddetta cantoria scolpita da Luca della Robbia. Intanto lui stava finendo di scolpire la famosa cantoria compagna dove gli spiritelli si scatenano in un ballo continuo che sembra entrare nel muro per un fianco e uscirne per un altro. Al posto di due steli vegetali stilizzati, ecco due spiritelli colti sulla cornice della cantoria come due uccelli sulla sporgenza di un tetto, dopo che hanno volato liberamente nel cielo, che in questo caso è la cupola di Brunelleschi, prima di spiccare un nuovo volo nel vuoto. Siamo alla fine degli anni 30, nel periodo di massimo confronto tra Donatello e l'antichità, dopo un ultimo e fondamentale viaggio a Roma tra il 32 e il 33. Allo stesso tempo risale il cosiddetto Amore Attis del Bargello, un'opera in cui lo spiritello finisce per farsi protagonista assoluto, suggerendo all'artista la prima statua post-classica nella quale il soggetto pagano e la forma pagana si saldano di nuovo. Fin dai tempi di Vasari, gli studiosi si scervellano nel cercare un nome iconografico preciso a questa strana figura che combina l'aspetto di Cupido con le brache di Attis, con le ali di, di Mercurio ai talloni, con una coda di faunetto e con un serpentello degno di Ercole tra i piedi. Tale approccio accademico pretende, nei fatti, di forzare Donatello ad essere il trascrittore pedissequo. Di una invenzione scogitata da qualche letterato, mentre questo giocare liberamente con plurime fonti del passato fa parte del carattere più peculiare di lui e si ritrova pari pari nel suo modo di scomporre e ricomporre l'architettura antica. Ciò si può verificare nella sezione successiva, dedicata al Pergamo della Sacra Cintola del Duomo di Prato. Il balcone pubblico da cui si espone tuttora al popolo dei fedeli la più amata reliquia cittadina, la cintura della Vergine. Da esso giungono nelle tre mostre tre elementi, ovvero il capitello in bronzo e due dei sette rilievi del parapetto con danze di spiritelli. Nel concepire il Pergamo. Il Pergamo, come una sorta di gigantesco calice liturgico incastonato nello spigolo della facciata del Duomo, Donatello monta del tutto a capriccio i singoli vocaboli del linguaggio architettonico antico. E il balcone si molleggia anch'esso, come gli spiritelli di Siena, sopra una corona vegetale. Nel capitello bronzo poi esplode un senso dell'antico che anticipa quasi piranesi perché il capitello diventa una sorta di rudere, tra i cui elementi uno spiritello in cima si insinua come se fosse un'erba selvatica tra due pietre sconnesse. Con la stessa giocosità, il serpentello tra i piedi dell'Attis ha lo scopo precipuo di farlo come inciampare. Seguendo la cronologia, dopo Prato arrivavano dalla sagrestia vecchia di San Lorenzo le due porte in bronzo, una appena restaurata, l'altra pronta per il restauro dopo la mostra. Prima del 1440 non si erano mai viste porte metalliche commissionate per uno spazio pubblico da privati i medici, ma costoro avevano costruito essi stessi quello spazio, progettato da Brunelleschi come loro mausoleo e Donatello ne fornì tutto il celebre corredo scultorio e plastico. Ci si è sempre chiesti come mai delle porte di bronzo per immettere in due piccoli spazi di servizio. La risposta è che l'altare era stato concepito per una liturgia verso il popolo, cioè verso la tomba dei fondatori al centro della sagrestia, per cui non poteva ospitare una pala, e le porte fungono da suoi surrogati, insieme agli stucchi al di sopra e ai tondi in cima alle pareti e ai pennacchi nella cupola. Le porte. Di San Lorenzo avviano il trionfo di quella metallurgia non finita, rude, bituminosa, che Donatello avrebbe quasi sempre praticato fino all'ultimo. La stessa modernissima negligenza, quella sprezzatura che sarebbe tanto piaciuta a Vasari e al Cinquecento, si riflette nella reticenza e nell'ambiguità iconografica, in quel dire e non dire che tanto sarebbero stati apprezzati da Michelangelo. I 40 santi all'interno di questi battenti non sono quasi mai riconoscibili, perché spesso non recano attributi, mentre Donatello è interessato alla loro prosemica, ai modi infinitamente vari in cui ogni coppia medita insieme, dialoga, disputa, si attrae, si respinge, quasi arriva alle mani. Ammiratori contemporanei di Donatello, come il trattatista Filarete, espressero tutto il loro sconcerto davanti a soluzioni simili, etichettando questi santi come spadaccini. Le sezioni 8 e 9 abbracciavano il decennio epocale che Donatello trascorse a Padova tra il 1443 e il 54, rinnovando dalle fondamenta l'arte del Nord Italia. Si discute da secoli sulle ragioni che lo portarono lì. Se il Gattamelata o l'altar maggiore della Basilica del Santo, primo altare con figure tutte in bronzo della storia dell'arte. Ma è verosimile che Donatello, col suo vivere alla giornata, si trasferisse al nord dapprima per pochi giorni, decidendo poi a poco a poco di restarvi. Erano infatti tanti i lavori di primo rango che egli lasciava in sospeso a Firenze. Le moltissime opere incompiute, talvolta neppure cominciate, costituiscono un aspetto assai affascinante della sua attività, al quale spesso non si bada perché le opere compiute bastano e avanzano a riempire i suoi 60 anni di carriera. Al centro della sala 8 spiccava tuttavia ancora un'opera fiorentina di Donatello, prima della partenza per il nord. Intendo il battista di casa Martelli, forse l'ultima sua statua in marmo prima che la vecchiaia lo spingesse quasi esclusivamente verso le terracotte e i bronzi. È uno dei suoi capolavori più grandi, ma anche più incompresi. Gli studi del Novecento lo hanno spesso postdatato e attribuito a Desiderio da Settignano, cioè a un suo allievo tardo, massimo virtuoso di bassorilievi, ma incapace di affrontare il, il difficile compito architettonico della statua. E soprattutto di attingere la profondità morale di una figura del genere. L'equivoco nasce dal fatto che Desiderio guardò per tutta la vita a questo irraggiungibile modello, esemplando su di esso la propria visione del Battista, come in questo rilievo in pietra serena del Bargello stesso. Davanti all'alternativa iconografica tradizionale tra il precursore di Cristo come uomo maturo e selvatico o come infante cioè Giovannino, Donatello ha scelto qui per la prima volta, originalmente, una terza via, l'adolescenza, ma la ritratta di già segnata dai digiuni e dalla profezia, quasi che il ragazzo, puer senex, pieno di grazia, abbia assunto precocemente su di sé l'intero peso del mondo nel momento stesso di incamminarsi per la prima volta nel deserto. Su tre pareti intorno al Battista una galleria fittamente concatenata di madonne in terracotta, marmo, bronzo, cartapesta, su tavola, su tela e in disegno, opere di Donatello e dei suoi giovani ed entusiasti collaboratori e imitatori padovani, da Giovanni da Pisa a Mantegna, da Marco Zoppo a Giorgio Schiavone, da Bartolomeo Bellano a Niccolo di Giovanni Fiorentino e a Pietro Lombardo, Dispiegava l'impatto delle ulteriori invenzioni del maestro. I suoi ammiratori si sforzarono di farle diventare più donatelliane di Donatello stesso, caricandole fino all'inverosimile di archi trionfali, di spiritelli, di vasi, di festoni. Ecco il modo fecondo ma superficiale con cui quasi tutti i contemporanei guardarono a lui, prendendone le invenzioni più facili. Molti di loro venivano dalla bottega di Francesco Squarcione, un piccolo maestro tuttavia dotato di grande forza pedagogica nell'indirizzare i propri allievi verso lo studio dell'antico. Da qui scaturì l'incontro fatale e quasi miracoloso tra la sua bottega e quella di Donatello, verso la metà del Quattrocento, con influenze che si propagarono in tutto dalla regione Veneta, in Lombardia, in Emilia, in Romagna, nelle Marche, in Dalmazia e nel resto dell'Adriatico, cioè nelle regioni da cui provenivano non pochi di quegli apprendisti. Nella grande sala 9 la mostra attingeva uno dei suoi culmini, perché la forza delle realizzazioni e dell'influenza di Donatello nel periodo settentrionale vi veniva esplorata attraverso i temi della passione. Un'intera parete a sinistra di chi entrava esponeva due pietà di Donatello, quelle in marmo per i medici e quelle in bronzo per l'altar maggiore di Padova e le imitazioni di volta in volta liriche, cariche, rudi che ne fecero Giovanni Bellini, Marco Zoppo, Niccolo di Giovanni Fiorentino o Nicola di Antonio da Ancona senza mai attingere i culmini visionari di Donatello il maestro rappresenta infatti il soggetto giocando una prima volta sull'equivoco tra finestra e bordo del sarcofago nel quale Cristo e gli angeli spiritelli piangenti sono costipati per orror vacui, mentre la seconda volta gli angeli spiritelli sono impegnati a sollevare un drappo di cui non si comprende se è il sudario del morto o il panno d'onore di una celebrazione liturgica. Questa seconda pietà è uno dei tre bronzi della Basilica del Santo che per la prima volta arrivavano nella città del loro autore. L'altro è il miracolo della mula ovvero uno di quattro miracoli di Sant'Antonio, nei quali Donatello si è mosso come il consumato regista di un film colossale che governa per, alla, per, alla perfezione le scene di massa. Di tale sua abilità si avvide su tutti Raffaello, del quale sempre più gli specialisti mettono in evidenza quanto egli studiò i miracoli, forse su dei, dei calchi, prima di mettersi ad affrescare la scuola d'Atene, la disputa del sacramento e la cacciata di Eliodoro. Il terzo bronzo del santo è il Crocifisso, primo del suo genere che sia mai stato realizzato in bronzo fuso, e primo di due soli compiuti in tutto il Quattrocento. L'altro spetta a Baroncelli, allievo di Donatello, e veniva a Strozzi dal duomo di Ferrara, insieme alle quattro statue che da sempre l'accompagnano. La Vergine e l'Evangelista Dolenti e i santi patroni cittadini Aurelio e Giorgio. Fino a tempi recenti, tutti gli specialisti di Donatello hanno creduto che il perizoma succinto del suo Cristo dovesse essere una modifica barocca, e invece esso è stato fuso tutto insieme ai fianchi ed è, per chi sappia capire Donatello, il tratto più suo in quest'opera sublime. Donatello ha ormai accettato la visione brunelleschiana di un Cristo anatomicamente superiore, a cui ora si presta alla perfezione la scelta del bronzo, rinnovando e nello stesso tempo capovolgendo per sempre l'uso antico riservato agli dèi e agli atleti pagani. Ma quel perizoma, sul punto di staccarsi, trasforma stupendamente l'icona in una storia, perché al fedele che conosce il racconto evangelico, esso evoca lo sconvolgimento dell'Urico del pomeriggio del venerdì santo. Rispetto al suo maestro, Baroncelli si rivela specialista anche più esperto e accurato nelle fusioni metalliche, ma nello stesso tempo forzato nei sentimenti e ricco negli ornati. Siamo qui all'origine della celebre scuola pittorica ferrarese del Rinascimento che spesso viene raccontata senza nominare il suo vero padre, Donatello, perché al giorno d'oggi la pittura si racconta quasi sempre, prescindendo dalla, pittura, eh, la, eh, dalla, eh, dalla scultura. Pardon. Nella stessa sala, ogni cosa anche minore di Donatello proclamava il suo primato, come il San Sebastiano Jacques Marandret. Su cui gli aguzzini si avventano quasi usando gli archi come corpi contundenti, o come il Calvario Camondot del Louvre, nel quale Donatello profetizza quasi il bouquet nella fotografia, cioè la diversa messa a fuoco dei piani. Sul davanti i tre protagonisti incombono: il Cristo rassegnato, la Madre antichissima e soffocata dal pianto, l'Evangelista dal volto coperto. Indietro alcuni ignari gendarmi aspettano indolenti che finisca il loro turno di guardia, senza rendersi conto che pochi metri più avanti il mondo sta miracolosamente cambiando per sempre. In questo rilievo in terracotta di Londra, preparatorio per una fusione metallica sconosciuta e unico avanzo di una produzione di modelli che Donatello dovette praticare centinaia di volte, la flagellazione avviene in un ambiente aulico ispirato alla cosiddetta Basilica di Massenzio a Roma e lo spettatore vi riconosce una sala del Palazzo di Pilato. Ma quando l'occhio arriva al Calvario e lo trova anch'esso in una sala analoga, si rende conto che Donatello non sta rappresentando il Vangelo, ma una rappresentazione del Vangelo e gioca dunque sulla finzione nella finzione. Quegli spiritelli che popolano gli arconi sono allora degli ornati scultori dell'architettura o attori anch'essi come quelli a terra? E quella cavalcata al di sopra della flagellazione si svolge nel paesaggio oltre un'apertura o è piuttosto un ornato della parete? Poiché il tempo è tiranno, sto finendo, posso mostrarvi soltanto gli insiemi delle due ultime sale di Strozzi. Una dedicata agli anni senili, che Donatello passò a Siena, dal 57 al 61, e all'insegnamento lasciato a grandi maestri come Vecchiette e Francesco Di Giorgio. L'altra agli ultimi anni fiorentini, tutti dedicati ai medici, abilissimi nel trasformare un artista fuorilegge come lui in una sorta di maestro di corte. Nell'ultima sala, a confronto con la testa colossale di cavallo proveniente da Napoli, per secoli è stata ritenuta un reperto classico, sebbene Donatello l'avesse fatta per un monumento incompiuto del re Alfonso il Magnanimo, era eccezionalmente presente in mostra un'unica fonte antica di ispirazione per Donatello, una testa appartenuta appunto ai Medici. Al Bargello, il salone di Donatello accoglieva i visitatori in un allestimento che univa parti momentaneamente riorganizzate e parti non toccate. Vi spiccavano al centro il Marzocco, il David Bronzio e il San Giorgio di Orsan Michele, cioè tre opere identitarie del museo, perciò inamovibili. Ma il David si vedeva sollevato di quasi un metro rispetto alla sua bassa quota abituale di un metro, che ha condizionato e snaturato tutte le riproduzioni fotografiche e dunque le interpretazioni critiche moderne. Qui abbiamo voluto alludere all'allestimento originario in casa medici. Solo in cima a una colonna avrebbe potuto ergersi questo pastorello biblico quasi tutto nudo, non gracile ma fisicamente promettente, non deforme ma prospetticamente perfetto, non timido ma spavaldo verso la folla sottostante. La sfida inaudita del nudo rischiava di evocare l'idolatria verso un Mercurio o un Marte. Ma proprio perché la combinazione tra un nudo bronzio maschile e una colonna era stata nel Medioevo il simbolo stesso della idolatria, l'apparizione di David esorcizzava, moralizzava e cristianizzava questo pericolo in quanto a ergersi sulla colonna era adesso uno dei massimi progenitori di Cristo, che nel frattempo era divenuto anche, grazie al David Marmorio di 30 anni prima, un simbolo libertario della Repubblica Fiorentina. Il David Bronzo segnava, insomma, lo stesso cambio di mentalità che permetteva al Crocifisso di Padova di presentarsi in bronzo, sostituendosi in questo materiale agli dei antichi. Intorno al San Giorgio, al Marzocco e al David, eseguiti tra il 1415 e il 40 circa, il salone accoglieva in un gioco plurimo di rispecchiamenti reciproci marmi di Desiderio da Settignano, bronzi di Verrocchio, di Bellano e di Pollaiolo, affreschi di Andrea del Castagno e disegni di Raffaello, Pontormo, Francesco da Sangallo per illustrare la vasta fortuna di quei capolavori e accompagnare man mano lo spettatore nel cuore del Cinquecento. Quest'ultimo era la cornice delle due sezioni finali della mostra e siccome l'epicentro era sempre Donatello, altre sue quattro opere autografe si trovavano qui, sottratte alla cronologia di Palazzo Strozzi, per stare a confronto con gli allievi ideali del maestro fioriti in quel secolo. Una mostra potrebbe catturare davvero la vastità della fortuna donatelliana nel corso della cosiddetta maniera moderna solo ricorrendo a molte fotografie. Bisognerebbe infatti scomodare i già citati affreschi di Raffaello in Vaticano, o l'intera Cappella Sistina, oppure gli affreschi di Pontormo alla certosa del Galluzzo, come il Cristo davanti a Pilato. Che non ci sarebbe mai stato senza l'impensabile teatro allestito per lo stesso soggetto da Donatello in uno dei due pulpiti in bronzo a San Lorenzo. Per fornire al pubblico piuttosto dei riscontri originali che dessero a ognuno la soddisfazione di una verifica diretta, si sono scelte dunque quattro Madonne domestiche e altre opere ugualmente maneggevoli. Nella penultima sezione c'erano la Madonna Marmoria di Boston, detta delle Nuvole e il tondo bronzio della Madonna dell'umiltà a Vienna, racchiuso in un tabernacolo marmorio di berrocchio. Un disegno a doppia faccia di Berrughete, che studia i due modelli nel recto e nel verso, illustrava il travaglio dei maestri moderni su Donatello, e spiegava dunque come sia nata la Madonna di Fontainebleau, di Giovan Francesco Rustici, venuta dal Louvre, a paragone con la Madonna Donatelliana in terracotta detta di via Pietrapiana. L'ultima sala allineava 13 Madonne, ma avrebbero potuto essere 130, discese per copia conforme o libera, in marmo, in pittura, in disegno o in cartapesta, dalla Madonna Dudley di Londra. Questo incredibile piccolo marmo, a rilievo talmente schiacciato da sembrare un fantasma, Fa rinascere la madre di una stele funeraria antica, isolandola dallo spettatore per concentrarla ancora sul bambino, che la scuote e le chiede ragione della sua dolorosa preveggenza. C'erano tutte le premesse perché divenisse la Madonna scultorea forse più fortunata del Rinascimento italiano. E non per via di culto o di miracoli presso i fedeli, ma per innamoramento degli artisti. Da Desiderio da Settignano a Francesco Ferrucci, da Perugino a Leonardo, da Fra Bartolomeo a Bandinelli, da Bronzino a Jacopo Sansovino e oltre. Quando Vasari racconta che Michelangelo da ragazzo fece di tutto per imitare Donatello nella Madonna della Scala, si riferiva a quest'opera e l'ossessione del Donatello redivivo sarebbe durata tutta la vita culminando nelle lunette dei progenitori della Cappella Sistina. Grazie. Grazie mille Francesco per questa Lezione magistralis. Spero che non siete. Cioè, rim, cioè che, spero che siete tutti venuti a Firenze andati a Firenze per vedere la mostra e io l'ho rivista eh, con grande emozione e ti ringrazio veramente davvero molto. Credo che abbiamo tempo per, per, dello, per delle domande, e, e quindi apro subito la cioè vi lascio la parola se avete già delle, delle domande. La, la, la domanda che non potete fare è se Francesco Cagliotti preferisce la, la mostra fiorentina o berlinese, perché naturalmente preferirà quella fiorentina, mentre quella berlinese, rispetto per colpa degli aerei, non, non la vedrà che domani. Quindi è la, è la domanda da, da non fare, qualcuno? Grazie. Um, volevo chiedere al professor Cagliotti due curiosità. Um, una riguarda i due spiritelli uh, del museo Jacquemart André. Se le due basi di marmo sono pertinenti oppure no? Um, ovvero, se gli spiritelli erano poggiati direttamente sulla, um, sulla cantoria oppure tra la garantoria e gli spiritelli c'erano delle basi di marmo, cioè se sono pertinenti oppure no. E l'altra domanda riguarda il Davide di Casanartelli. Ehm, la testa del Golia sembra non lavorata. È non lavorata? È un non finito oppure è danneggiata? Grazie. Grazie molto. Le due basi non sono pertinenti, e infatti, eh, nella mia pignoleria eh, le faccio notare che quando le ho, eh, quando ho passato la seconda volta i bronzi le ho tagliate. <ride> eh, non ho usato il Photoshop per eliminarle. Sono basi eh, messe nell'Ottocento va bene. Anche se non sono state mai studiate bene, potrebbero essere delle basi antiche, perché no, però non degli spiritelli che donatellianissimamente dovevano appoggiare direttamente eh, sulla cornice, esattamente come lei vede nella annunciazione di casa Cavalcanti, nell'annunciazione di casa Cavalcanti in Santa Croce, come lei forse saprà, Vasari loda moltissimo il fatto che quei bambini ecco, sono paurosi perché sono dei bambini troppo curiosi, che ora sono puniti dalla loro curiosità, si sono affacciati un po' troppo dal tetto della casa della Vergine per guardare. Chi passeggia per la strada, cioè chi passa nella navata destra della basilica, e ora si sono impauriti e si sono hm, eh, stretti gli uni agli altri. Un motivo che Pontormo avrebbe divorato con gli occhi per tutta la vita. Per cui se lei guarda i disegni di Pontormo per eh, gli affreschi dei medici nella Villa del Poggio a Caiano, capisce che Pontormo parte da lì. Va bene? E io qui eh, le faccio vedere. a... Sinistra la tipica foto dei manuali con i fotografi che ehm, pigramente si sollevano a metà quota dell'opera, va bene? Scoprendo come vede questo suppedaneo scabro che non è una parte incompiuta dell'opera, come qualcuno ha incautamente detto, ma come vede un espediente. Eh, di Donatello, per far sì che noi non tagliamo i piedi delle figure quando siamo in abisso, quando siamo più giù, al di sotto della sporgenza della Casa della Vergine. Allora, con tutto questo effetto ottico, i bambini incombono dalla cornice, esattamente come gli spiritelli dalla cantoria di Luca della Robbia. Spero di essere stato. Il Davide Martelli. Il Davide Martelli è, uno, è una la, latinamente una crux desperationis, perché è un'opera, secondo me, e penso che l'amico Roley sia d'accordo, cominciata da un suo collaboratore su un modello di Donatello, e del modello di Donatello noi abbiamo proprio a Berlino il divertente. oggetto bronzo, naturalmente ci saranno stati tanti altri modelli che sono andati perduti. Secondo me il collaboratore è Desiderio da Settignano. e Desiderio da Settignano è morto, anzitempo, è morto prima di finire l'opera e qualcuno anonimo, forse Bertoldo di Giovanni, è stato incaricato di concludere l'opera e l'ha devastata, l'ha distrutta per sempre perché spesso anche gli specialisti più agguerriti eh, dimenticano che il, il marmo non si fa mai più di una volta, non si può lavorare due volte. Eh, una volta che il marmo è toccato è per sempre, va bene? Allora, o uno ha la mano di Michelangelo o di Donatello, oppure eh, sono tantissime le opere di marmo rovi rovinate, e Davide Martelli è così. Quindi la testa sì, è certamente incompiuta, per la testa di Golia, perché era una delle ultime parti da finire, no? Faccio io non c'è bisogno. Mi freggio di essere stato il primissimo visitatore della mostra a Firenze. Alle 10 di mattina del primo sabato il primo biglietto era il mio. Uh, rimasi sconvolto da milioni di cose ma a questo confronto io non riuscivo ad andare via il San Giovanni Battista in scultura di Donatello di Siena e il piccolo quadretto di Ercole da Roberti è stata un'idea geniale onore al dottor Roli che ce l'ha prestato però, per però lei ha avuto una, una, no, no, vis una è, visione è stato il momento di Massimo in una collaborazione il meravigliosa, il... meravigliosa, è stato il momento di massimo eh, cortocircuito tra eh, il dottor eh, Roley e me. Diciamo pure che c'era qualcuno nel gruppo del, eh, di lavoro che non lo voleva, eh, diceva che era non incomprensibile, ma una distrazione eh, eccessiva. E invece no, appunto, lui lo ha offerto generosamente io l'ho voluto in tutti i modi. Beh, grazie. Sì, perché dava la, cioè, lo, lo, il merito è di <ride> Ercole de Roberti, cioè dava la possibilità di dire tanto in poco, insomma, che è un po' eh, una delle sfide delle mostre. Sì, in questo caso è, è, cioè, è un merito comune perché la mostra eh, berlinese ha meno opere di Donatello, però se le, so, le sole opere di, in prestito sono quelle di Donatello. Uh, avevo molto paura di chiedere molte altre opere e di avere Donatello e soprattutto i suoi quindi ci siamo concentrati sulle opere donatelliane che era già una grande fatica di avere in, in, cioè dei capolavori così, così straordinari a, a cominciare da, da quelli dei nostri istituzioni eh, parten partenari il Bargello e il, il Victorian Albert Museum eh, e in questa cosa questa lista ideale era il battista di Siena che abbiamo anche chiesto per, per Berlino e per Londra e che sol soltanto è andato a a Firenze anche per motivi comprensibili di, eh, di culto e di conservazione, um, però in quella mostra ideale che all'inizio si pensa il Battista di Siena era anche previsto per Berlino e così eh, a giocare con la collezione berlinese eh, era naturale pensare al, al Battista di Ercoli di Roberti come dialogo. Dal, punto di, dal momento che il Battista senese non poteva fare il viaggio di Berlino, il, di, di, il Battista di Ercole, di Ercole De Roberti non andava più nella mossa berlinese, invece professor Cagliotti, ha voluto tenerlo nella, nella la mostra Fiorentina, abbiamo discusso molto dell'utilità di questo e, e devo dire che lei non è la prima persona che mi ha, che mi ha detto questo, quindi sono, eh, la cosa che più conta sono i visitatori della mostra, soprattutto i primi visitatori del sabato mattina alle 10. Grazie mille. Perché? Il punto è questo, ehm, il più mh, celebre libro che sia mai stato scritto sulla pittura ferrarese e del Rinascimento, quello di Roberto Longhi, che ormai ha quasi 90 anni, eh, o meglio, eh, sì, eh, ha quasi un secolo insomma, è del 1934. Avrebbe dovuto citare Donatello ogni mezzo rigo, va bene? Eh? E l'indice dovrebbe cominciare dicendo: il nome di Donatello non si indicizza per quante volte ricorre, eh, e invece eh, Longhi. Che non capiva Donatello e, e quindi non lo amava, lo ha sempre ridotto ai minimi termini. Va bene? Quindi, una eh, mostra come quella ambiziosa di cui eh, abbiamo parlato questa sera avrebbe dovuto mettere 18 stanze sulla pittura ferrarese e Donatello. Non potendosi far questo, ecco, eh, la piccola opera portatilissima diciamo così, di Ercole è stata risolutiva e eh, ci fa piacere che lei abbia apprezzato. Al Palazzo dei Diamanti faranno una mostra in primavera. Mi è sembrato di capire su De Roberti, Del Costa, eccetera. Quindi, chissà se sistemeranno questa eredità di Donatello nei loro confronti, non ne sa nulla. No, so solo che eh, hanno già eh, concupito eh, i bronzi del Duomo di Ferrara, ovviamente, quelli andranno lì, eh, quei cinque bronzi che avete visto. Grazie mille per questa bellissima presentazione. Io purtroppo non ho avuto il piacere, il grande piacere di vedere la mostra a Firenze, me l'ho vista oggi con Neville a Berlino ed è fantastica. Volevo tornare al Davide Martelli, che come ha detto bene è stato rovinato. E non so se c'era anche questo confronto a Firenze, ma lo è a Berlino con il ritratto di Ugo Martelli di Bronzino. No. Non c'era? No, okay. no eh, non ho osato chiederlo all'amico Rolai. Ecco, eh, ah, non eh, viaggio, conoscevo già la risposta. No. Bisogna est modus in rebus anche <ride> quando si organizzano le mostre, cioè non, eh, sono tante le cose che lui ha tagliato da una parte che io ho tagliato dall'altra, eh. okay. non c'era. Okay. Ma ci siamo fermati su questo confronto, c'era anche questo disegno forse attributo adesso a, a Donatello forse, vorrei anche il suo parere su questo disegno forse se me lo può dare. E l'altra domanda, cosa sta facendo qua Bronzino? Perché lei ha giustamente eh, menzionato Donatello come figura di grande ispirazione anche per i, i pittori, ma qua è un restauro perché per la gente che non l'ha visto fa un Davide di Martelli che, che è restaurato, che non è più rovinato come si vede nella scultura. E volevo sapere... Cosa sta passando, cosa sta succedendo qua in bronzino nei confronto con questa scultura di Donatello? Volentieri, sì. Intanto mostro eh, attraverso il buco della serratura perché non è protagonista di un'immagine. Ecco, eh, scusate. No, <ride> mi spiace, qui eh, dietro questa, eh, questo muro c'è un bronzino va bene, pittorico, una Madonna col bambino che copia la Madonna Dudley. Quindi Bronzino era rappresentato nella sala della Madonna Dudley. Allora, ehm, la presenza di quella statua nel ritratto eh, eh, di Bronzino è ovviamente di valore familiare, di valore dinastico, va bene? Mm? Oltre che simbolico politico, perché David, eh, o Davide, insomma, per chi... Eh, aveva avuto una fioritura, eh, come dire, pubblica, come la famiglia Martelli, in età repubblicana, naturalmente evocava l'âge d'or, va bene? L'età eh, meravigliosa, o comunque sognata come tale, diciamo così, della, della Repubblica. Ecco. Allora, secondo me lì eh, Bronzino concentra tutto su questo. Hm? e ehm, l'interesse specifico per la forma di Donatello, per lo stile di Donatello va in secondo piano, va bene? Quindi eh, secondo me si è perso un po' troppo tempo nella bibliografia a fare dei confronti fra la statua e Bronzino per dire Bronzino. È un cronista, è un documentarista dello Stato, eh, quasi una specie di eh, come dire, archeologo, va bene? Um, che fa addirittura archeometria della, della statua. No, no. Eh, quindi, secondo me, Bronzino vedeva la statua come la vediamo noi, però l'ha pensata in quel modo. È una statua di fondo che già a 10 metri di distanza fa venire in mente l'idea. David della Repubblica della Florentina Libertas e della Gloria dei Martelli sotto i primi Medici, E' questo, diciamo, se posso eh, il punto. E il disegno, il disegno, come sa bene l'amico Roley, io non ci credo assolutamente. Non, Grazie. Non ha la qualità di Donatello. Non ha la Infatti eh, ne abbiamo discusso io ho detto no, io a Firenze non lo voglio neanche in facsimile. <ride> però, eh, come dire, è bene rivederlo. Qui secondo me c'è anche un po' il, eh, da parte dell'amico Role che è cosmopolita, però diciamo il ricordo delle sue origini francesi. <ride> <ride> ecco, appunto, beh, ha detto... Per qua? <ride> Una domanda sempre combinazione, per combinazione su un'opera Martelli ed è invece il, il San Giovanni Battista Martelli. Non ho messo bene a fuoco il passaggio in cui lei ne ha, ne ha parlato, eh, ovvero è un'opera di Donatello eh, che ha influenzato Desiderio da Settignano oppure... È un'opera incompiuta di Donatello portata a termine da Desiderio perché il mio dubbio, diciamo, la mia domanda vedendola qui è stata: questa superficie, questa epidermide, questa pelle del, del San Giovanni Battista, di questo giovane. È e non è forse troppo levigata, troppo rifinita, troppo pulita per essere Donatello? Almeno la pelle dico. Sì, sì, eh, lei è in buona compagnia con vari studiosi. E allora, per me quella è un'opera sacra, intoccabile di Donatello. Quello è, 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 naturalmente ci sono tante altre cose di Donatello che amo, a volte però si sa che uno fa sfoggio di amori anche in maniera, come dire, un po'... Mm, provocatoria e, e dimostrativa pedagogica, non so come spiegarmi, no? Anche un po' polemica. Per me quella è una delle opere delle tre quattro opere più importanti di Donatello. È la quintessenza di Donatello, va bene? E Desiderio lo ha capito e ha vissuto tutta la vita eh, nel desiderio, eh, scusate il bisticcio, di imitare quel quel, quel modello Irraggiungibile, ma quando Donatello ha portato l'opera allo stato in cui noi la vediamo, Desiderio aveva 11, 12, 13 anni e la cosa finisce lì. E, Donatello. Come hanno scritto molto bene soprattutto i, i grandi studiosi tedeschi, soprattutto cioè anche di recente, eh, parlando per esempio di Stil pluralism, Pluralismus. Va bene, Donatello, è forse lo scultore più difficile da attribuire. Perché è talmente su, talmente su, 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 che ci spiazza ogni volta. No? Eh, Michelangelo rispetto a Donatello eh, con tutto eh, eh, l'amore che posso avere per lui che immagino sia molto condiviso in questa sala è una piccola una piccolissima provincia, una piccolissima regione rispetto a Donatello perché Michelangelo una volta che uno mette eh, a fuoco le, le, le sue forme mature, eh, vabbè, sulla giovinezza ci sono grossi eh, eh, contrasti, grosse dispute perché eh, naturalmente ricostruire... Eh, la protostoria di un maestro è sempre difficile, ma una volta che uno eh, 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 conosce la pietà, eh, il, il Mosè, insomma tutte le altre opere, eh, eh, come dire, vengono deplano per dirla eh, latinamente, Donatello è sempre nuovo, no? sempre nuovo. Allora lì Donatello tira fuori una eh, delicatezza eh, che. Eh, poi, come dire, smentisce, per esempio, nel bronzo incompiuto di Siena di cui parlava prima il, il, il Signore. Però, se lei, eh, che vedo è molto attento, presta attenzione, eh, il eh, Battista Martelli dal punto di vista del vello, della pelliccia, è intercambiabile con la Maddalena Lignea. Sono proprio degli stessi giorni fatti alla stessa maniera. Se lei fosse stato, ha detto che non è stato a Firenze, e, e, siccome lo vedo molto sensibile, capisco che non è stato perché a Firenze avrebbe potuto confrontare a eh, quattro sedie di distanza, eh, eh, sotto una bella luce, il Battista Martelli e... Quel eh, San Giovannino in pietra serena che ho mostrato, va bene? che è la caricatura, non so come dire, in forma vezzosa, in forma soave, eh, 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 davvero infantile, ecco, di quello che ho chiamato un puer Senex, perché eh, eh, ci pensi, eh, Donatello è stato il più grande inventore di novità iconografiche, va bene, cioè il David Giovane per la prima volta, la Giuditta che non si era mai vista come statua eh, in mille anni di tradizione cristiana eh, in bronzo, eh, eh, che fa la, la carnefice che poi apre no? su tutta la pittura da cavalletto dei secoli successivi. Bene, quella, come dicevo prima, è la prima volta che San Giovanni Battista non è né adulto, né trentenne diciamo, va bene, né bambino, lui sceglie di fare un Ragazzino di 11-12 anni eh, che quindi ha tutta la tenerezza del ragazzino e tutta la vecchiaia va bene, di un profeta millenario che, eh, come dicevo prima, porta su di sé proprio il peso del mondo, capisce? Desiderio non era assolutamente incapace di, di, di arrivare a tanto. Eh, e, e poi quando si dice che desiderio avrebbe Compiuto l'opera di Donatello, ma il Battista Martelli non è, se lei lo va a vedere alla Gemelde Gallerie, non è compiuto, come tutte le opere, non c'è un'opera di Donatello tranne quelle. Domestiche piccole, in, completamente in, finita, interamente compiuta. Il Battista Martelli lo vado a guardare di nuovo. C'ha tutta questa parte dietro la mano destra, incompiuta. va bene? E, perché desiderio non avrebbe dovuto compierlo una volta che avesse avuto l'incarico di terminarlo? Va bene comunque se lei va al Victorian Darby Museum lo troverà attribuito a Donatello e Desiderio da Settignano quindi si potrà uh, consolare e il, chiedo scusa l'opera è sempre di Donatello è eh, in tutte le fonti eh, fiorentine eh, Vasari e così via eh, poi diventa di Desiderio da Settignano negli studi eh, eh, Anglo-americani diciamo di tardo Novecento, io la rilancio con grande eh, foga, come sta vedendo come eh, Donatello, e poi c'è qualcuno che trova una, un arbitrato. Eh, cominciata da Donatello, finita da Desiderio. E questa cosa è piaciuta a tutti perché sembrava la fine di eh, secoli di dubbi. E, e contrasti, ma non mi pare che ci sia una ragione solida per continuare a crederlo. Grazie, Grazie Francesco, questa conferenza noi col gruppo qua degli studenti di Monaco abbiamo visto quella di Firenze e non ancora quella di Berlino che vedremo domani, quindi non, non farò domande su quello. Ti volevo chiedere cose forse più generali a ah, tutti e due sull'organizzazione diciamo di questa grandissima mostra triplice e complessa uno a Firenze io ho trovato molto bello questa combinazione tra l'arco cronologico e alcune scelte tematiche anche materiali come la prima sala sulla terracotta sarebbe stato possibile fare anche una sala sul bronzo una sala su cioè dividerlo per materiali sarebbe stata una possibilità è stato è molto interessante quello che hai detto ora su come eh, i diversi materiali portano diverse soluzioni o comunque questo grande sperimentalismo. E l'altra domanda è se c'è qualcosa che, che avresti. qualcosa che, 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 che adesso, vedendolo a posteriore, dopo aver visto la mostra, avresti voluto cambiare o fare meglio. Non lo so, perché immagino che. Eh, anche se la mostra è perfetta ed è stata premiata, infatti, recentemente. Anche. Allora, eh, io sono sempre. Tu mi conosci da tanti anni e. Ehm. Eh, io sono in, sempre incontentabile, eh, la rifarei da capo eh, in mille modi diversi, quindi non saprei da dove cominciare a risponderti. Ecco, non, però è anche vero che chi, chi si contenta gode. Insomma, ecco. eh, io eh, dunque, eh, avendo fatto l'esperienza della mostra di Verrocchio tre anni prima, eh, che è stata una bella palestra, quando eh, i due musei insieme, Strozzi e Baccello, mi hanno chiesto il nuovo progetto, Fin da subito ho pensato ai, a quegli spazi, va bene? a quella lunghezza di percorso, a, quel, a quell'avvicendamento di porte, di finestre, di muri, di paratie, perché eh, è una mostra, non è eh, appunto una, una conferenza, un libro, un saggio accademico. Eh, io nasco classicista e sono un cultore fanatico dei generi, cioè la mostra deve eh, essere fatta juxta propria principia, cioè, eh, altrimenti uno fa un'altra cosa. E, e allora eh, quindi fin dal primo momento mi sono lasciato condizionare molto da questo, ecco. E naturalmente, poi si, eh, si lavora, con, eh, si cucina con quello che si ha in, eh, in casa a volte, non so come spiegarmi, cioè, eh, Donatello ha, ha realizzato tante opere che sono andate perdute, soprattutto opere di preparazione. Non abbiamo una cera di Donatello va bene, abbiamo delle argille. Che ci danno soddisfazione, ma non sono niente rispetto a quelle che eh, si, dovrebbero, eh, si potrebbero sognare. No? Eh, abbiamo visto. Eh eh, la flagellazione eh, col Calvario di Londra è l'unico modello forse eh, sopravvissuto, e poi abbiamo a Berlino, la, la vedrai domani. Una eh, meravigliosa Madonnina piccola, va bene, che eh, anche quella è, è un modello, eh, però non è un modello narrativo, non è un modello storico, diciamo così. Per un'opera monumentale, eh, 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 quello è, un, è un piccolo gioiello dei musei che non abbiamo messo nella mostra a Firenze, appunto, semplicemente perché non si può dire. Tutto ecco, eh, abbiamo selezionato e scartato anche cose che eh, a noi piacciono molto, ma proprio per farle stare in un discorso eh, organico, eh, compiuto, eccetera. Ehm, eh. Sì, mi sono un po' perso nella domanda eh, perché sto, sto riandando con la memoria un po' a tutto quello che si è fatto e penso che anche Neville possa dire per Berlino più o meno la, la stessa cosa. La prima è dunque: è, 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 sai, i bronzi è, è, dal San Ludovico di Tolosa in poi sono una climax ascendente nella vita di Donatello perché Donatello è, con una saggezza che Michelangelo non ha ha avuto, anche se poi la stoltezza di Michelangelo eh, ci commuove perché ha prodotto la Pietà Rondanini, va bene? Donatello ha capito dopo il San Giovanni Martelli che si doveva fermare con il marmo, va bene? Doveva lavorare solo in bronzo, intendo per scopi monumentali, perché così si giovava anche di molti aiuti, no? E infatti Baccio Bandinelli quasi con una punta d'invidia, eh, un secolo dopo scrive al duca Cosimo e dice eh, Donatello ha fatto tutte quelle opere perché aveva decine e decine di garzoni. Beh, insomma, bravo Donatello ad orchestrarli, no? come poi Raffaello, eh, mentre Michelangelo non era capace, per l'appunto. Allora quindi eh, dare al bronzo una, un, una sezione, diciamo così, eh, tagliata sul materiale, però alla fine... L'ultima sala era pensata solo per i bronzi, quindi non era detto, diciamo così, come per la terracotta, però c'era questo sottinteso nell'ultima nell sala. Spero di aver risposto a no, domanda. No, no. Tu vuoi aggiungere qualcosa, Neville? Se posso, non entrando nello specifico, vorrei che si sottolineasse che dal punto di vista metodologico questa lezione è stata straordinaria perché c'è un ribaltamento di prospettiva, proprio una lettura del manuale che noi tutti ogni anno insegniamo, rispieghiamo, ai più giovani, veramente anche questo... Um, questo cercare di ridare una vita completamente diversa a questo scultore, anche la maniera di presentare la, la scultura come un'arte quasi nuova, non siamo abituati a tutto questo, questa capacità di portarci proprio per mano nella lettura dell'oggetto. Eh, per me che non sono una specialista di 400 e sono anche un po' stufa di studiare le ere successive, l'avevo già pensato ai tempi di una conferenza in occasione della mostra di Verrocchio. Eh, queste sono lezioni che andrebbero stampate. Conosco il perfezionismo del professore Gaiotti, so che non è favorevole alle riprese, ma proprio dal punto di vista del metodo è... Eh no, eh no, no lo, lo penso sinceramente, perché sono in un un'età in cui mi annoio un po' quando vado ad ascoltare gli altri, o anche me stessa. Veramente ti ringrazio perché non, secondo me è proprio uno, uno sguardo completamente nuovo, veramente complimenti. Grazie. Penso che su questo possiamo forse ringraziare molto il professor Cagliotti, ringraziare anche molto l'Istituto Italiano di Cultura, la sua direttrice. Eh, che purtroppo non c'è oggi, Maria Carolina Foi la mia direttrice non c'è purtroppo oggi, eh, Dagmar Hirschfelder. che eh, sì, sono, sono tutte eh, due e due con noi in pensiero. Ringrazio anche molto Stefania Ham dell'Istituto, Christine Zeidel della Gemelde Gallery che hanno organizzato eh, questo evento stasera e ringrazio voi anche di essere venuti a questo orario un po', un po' italiano, cioè più italiano che... Che, che berlinese diciamo e soprattutto il professor Cagliotti grazie, grazie Francesco, grazie a voi